Música risata ciao a tutti streghe e stregoni bentornati nel mio canale nuovo video tag per la festa di Halloween oh, se vi piace questa festa lasciate tanti like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo siete per fare questo video tag ho deciso di truccarmi un po' da strega che ne pensate? non ho trucchi per fare questi make-up però mi sono mm, arrangiata con quello che ho a casa ho usato solo ombretti scuri e un eyeliner iniziamo con le domande sono in tutto 30 domande prima domanda colonna sonora preferita um, quella di Chico Saigo e... Mi piace anche quella di Shining. Domanda numero due. chi non vorresti incontrare nel bosco in un edificio abbandonato? Eh, sicuramente la bambina di The Ring quella mi fa paura, Tre. Hai mai giocato con la Ouija? no, eh, non mi interessa. Anche se io ho visto tanti video di Zagato e del Pit che io li seguo non so, non sono incuriosita a fare questo gioco, proprio nada. 4. Mostro cattivo preferito del film horror. E forse il più simpatico è quello di Scream, perché ha la faccia tipo... Ah, sembra che ha la faccia allegra. 5. La cosa più strana che ti sia capitata a casa da sola? Mm, no, ehm, no, ce ne sono tante, ma vi racconto quella che fa più paura. Avevo 9 anni, però non ero da sola in casa, c'erano i miei genitori, ma è come se fossi da sola perché ero in una villa enorme, i miei genitori erano in cucina, e io nel salotto che era grandissimo a due piani collegati e io avevo imparato a, a usare uno stereo e ho messo un cd per ascoltare la musica e avevo sempre imparato come attivare le casse del piano superiore e quello inferiore quindi era come se fosse una discoteca perché avevo messo tutto volume dopo due minuti di musica, sento urlare il mio nome con la voce di mia madre e io ho abbassato e guardavo sopra perché io ero giù, tutta spaventata perché io sapevo che mia madre era in cucina a cucinare e quindi io ho detto mamma, non mi ha risposto nessuno, cioè io sono scappata in cucina e ho lasciato lo stereo acceso per quanto avevo paura e trovo i miei genitori tranquilli in cucina che non avevano sentito nessuna musica perché è completamente isolata la cucina. Mio padre guardava la televisione e mia madre stava cucinando e lei mi ha detto che non è salita, è rimasta tutto il tempo lì. Questa è la cosa più strana e più spaventosa che mi sia successa. Sai, passeresti la notte in una casa infestata? Uh, no. Beh, da sola no, però forse in compagnia con tante persone, sì, però non devo dormire da sola in stanza, ho paura, 7. Sei superstiziosa, no, anche se non mi faccio mai condizionare, ah, Stefania. Se tu fai così e eh, no, poi ti succede questo. No, cioè io faccio finta che dico davvero? Ma no. Non sono superstiziosa. Ehm, 8. Ti capita mai di vedere qualcosa con la coda dell'occhio? Sì, è successa quest'estate. Sempre in questa villa, ehm, sono perché sono rimasta là a dormire per due notti. però questa cosa è successa di giorno dopo che ho finito di fare il bagno in piscina, sono andata in camera per cambiarmi e con la coda dell'occhio ho visto una gigantesca ombra nera nella porta d'ingresso e io non ci ho fatto caso però pensavo che era mia cugina che stava pulendo quindi sono andata in camera tranquillamente però io ero, era strano perché ho detto ma cos'è questa cosa enorme gigante e nera quindi, dopo che mi sono uh, finita di cambiare, sono andata a controllare a guardare bene e non c'era nessuno, e mia cugina era fuori, rimasta fuori tutto il tempo. Uh, quindi, non era lei. Non ho idea di che cosa sia perché um, il cane Tommy non era con me perché non può entrare dentro quindi, magari se c'era il cane, mi poteva. Il cane ti avverte quando c'è qualcosa di strano, una presenza strana, quindi non ho idea di cos'era. Può essere anche una cosa, una macchia che fa ogni tanto l'occhio, però non lo so. 9 leggende metropolitane che ti spaventa, purtroppo non ne conosco, non me hanno raccontate. 10 Thriller o horror? Io li guardo tutti i film di Spavento, quindi entrambi. 11 Credi che esista un'altra dimensione o mondi? Mm. <coughs> eh, non lo so, però è più no che sì. Anche se io guardo sempre i eh, Pit, comunque, insomma, questi video paranormali, comunque, no domanda numero 12 hai mai fatto una pozione? no, non so neanche come si fanno però se quando ero piccola facevo dei miscugli coca cola, sprite gelato e mischiavo tutte cose lì una cosa da vomitare cioè, oltre questo no domanda numero 13 ti spaventi facilmente? Mm, a volte dipende, se sono bravi lo fanno a sorpresa, sì mi spavento. 14. Hai mai giocato a Vladimir? No. Anche se l'ho visto i video, no. E non mi interessa. Manda numero 15. Credi nel diavolo e nei demoni? No. Cioè, anche se io guardo Zagato e Pitt che fanno questi video dove testimoniano che ci sono, però nella mia testa è sempre un no. Per me non esistono. 16. sei a casa da sola e senti dei passi, c'è da spaventarsi? Cioè, chi è? Di sicuro non è un fantasma. I vivi fanno più paura dei fantasmi, quindi bisogna prendere il coraggio e andare a controllare che cos'è. Perché molto spesso anch'io ho paura. Mi capita ogni tanto quest'estate che ero a casa da sola, dopo che ho fatto ginnastica, faccio la doccia e poi sento dei rumori e mi spavento. Eh, no, comunque no, non era niente, sono andata a controllare niente, tutto chiuso per fortuna, io chiudo sempre tutto quando sono da sola. Se fossi in un film horror, quale sarebbe? Eh, ce ne sono tanti belli e di avventure. Quindi a me piacerebbe quello di Sleepy Hollow perché c'è Johnny Depp molto carino là in quel film. Siamo alla domanda, mi perdo, 18, se dovessi essere qualcosa per Halloween per tutta la vita. Un vampiro giovane per sempre. Um, 19 sei mai stata al cimitero di notte? No, c'è il motivo, 20. In un apocalisse zombie, quale sarebbe la tua arma, allora, questo apocalisse zombie. Cos'è un film, una serie TV? Un gioco perché non, non l'ho mai sentito parlare. Però io ho visto tanti film di mh, morti viventi che più o meno è. Quasi zombie, se devo scegliere un'arma che non sia una pistola o un fucile, eh, vorrei lascia, non so se c'è tra queste, comunque perché così decapito la testa, e poi quello non si muove più perché bisogna decapitare la testa. Allora, vediamo, niente mi perdo sempre dove è finita. Okay. 21 è meglio andare a un party o fare trick or treat? Beh, con questo periodo di covid nessuno dei due. Comunque dei due preferisco il party. Eh, non mi va di andare dalle persone a rompere un oh, dolcetto scherzetto. Cioè non mi va di disturbarli. E se poi non sono preparati e non hanno i dolcetti. Eh no, io voglio i dolcetti eppure quelli buoni voglio. 22 chi sei nei film horror la bonazza il killer o il primo a morire sicuramente è la prima che muore 23 hai bisogno di guardare qualcosa di allegro e divertente dopo un film horror um, no cioè non ha senso cioè, no poi dormo tranquilla cioè non, è finto quindi non ne ho bisogno. 24 che, che tipo di spettatore sei? Quello che parla con i protagonisti, quello che si spaventa o che si addormenta, beh, addormentare, eh, proprio eh, quella che parla con i protagonisti e li manda pure a quel paese, <tossi> eh, ma insomma, queste cose così: 25 libro preferito spaventoso. Allora, um, io non sono una che legge molto, però um, ho comprato il, due libri di Zagato, La tavola Ouija, e mi sono piaciuti, e più ho preso un libro di Glenn Cooper, anche lui scrive libri horror. 26, quanti anni avevi al tuo primo horror? Più o meno 10-11 anni, e poi anche quello è il periodo... Eh, che hanno fatto quel film e eh, il film era Scream 1. Anzi, l'ho visti tutti e tre e ce l'ho tutti e tre in DVD. Il quarto che hanno fatto nel 2011 eh, non l'ho proprio visto, però mi sarebbe piaciuto vederlo. 27 Primo vestito di Halloween, eh, la prima festa. Mi ricordo che la facevo alle medie. E, insomma, tutti i tre anni l'abbiamo fatta sempre lì alle medie con i compagni ed ero vestita sempre lo stesso vestito perché non avevo fantasia neanche i miei. Il fantasmino, il classico lenzuolo. 28. Animaletto tipico di Halloween preferito: il pipistrello. 29. Dolcetto scherzetto ovviamente dolcetti tanti dolcetti 30 film che ti ha spaventato di più allora il film non lo so pronunciare come, non so come si pronuncia amusement comunque giochi pericolosi no questo mi ha fatto veramente paura e, e mi ricordo che quella notte non, non riuscivo a dormire mi continuavo a rigirare nel letto con gli occhi così così è stato il primo film che mi ha fatto veramente paura niente queste erano tutte le domande grazie per aver visto il video fino alla fine spero di non avervi annoiato se ti è piaciuto lascia un like seguimi sui social se vi va troverete i nomi alla fine del video e niente questo è tutto ci vediamo al prossimo video ciao